Ecco, vai. Tira più là in fondo, inquadra. Indietro, vai indietro. Ecco qua, il timbro, qua c'è il timbro. Ecco, guarda, ecco, bene. Corte dei conti. Quindi abbiamo presentato tutto, cari amici. No. Eccoci qua, fuori dal trabiccolo. E ce ne torniamo a casa. Ecco qua. Tranquillamente a casa, fallo vedere di nuovo. E qui chiudiamo. Qui conti. Siamo dentro il locale e chiudiamo i conti alla corte dei conti. Dai, basta. Eccoci qua, siamo di fronte alla sede dell'autorità delle comunicazioni e quant'altro, Agcom, dove sto entrando per depositare la copia della querela testé. Che poi faremo vedere dopo che ti hanno messo il timbro. Ok, a presto. Ok, grazie mille, buon lavoro. Grande vecchio, già fatto. Già fè. Pensa un po'. Fallo vedere. Eccolo qua, col timbro, il timbro originale. Vai, a posto. Pronti. Eccolo qui, siamo davanti al Consiglio Superiore della Magistratura. Dove ci siamo recati a depositare il nostro... Passiamo a Piazza Indipendenza e questa è l'uscita dalla scuola. E qui ci abbiamo... il Consiglio Superiore della Magistratura, chi ce l'ha ratificato, e qui c'è Giorgio Vitali. Ecco qua, fallo vedere di nuovo. Consiglio Superiore, questo è un si consigliano tra di loro questi, capito? Tira lontano. Beh, lontano. Sì. Questi qui, capito? Si consigliano tra di loro bisbigliandosi. Siamo venuti a consegnare copia della nostra denuncia contro l'infame gesto di questo infamissimo governo e la veniamo a consegnare alla Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti dovrebbe conteggiare il danno economico per il popolo italiano ed erariale dello Stato dovuto a questa massa di teste di cazzo che hanno fatto queste disposizioni con, tra l'altro, mesi di ritardo, perché se lo volevano fare avrebbero dovuto farlo prima. E adesso, ho capito, sta uscendo fuori una polemica che non finisce mai. Andiamo, e soprattutto dopo. E soprattutto i cittadini italiani si stanno ribellando. Sì, va bene.